per come è andata alla fine, ci è andata di lusso, potevamo pure perdere questa partita, però è stata una partita equilibrata, non esageriamo, dillo. Eh sì, cioè, dire che ci è andata di lusso adesso, cioè, un po' mi vergognerei a dire che ci è andata di lusso. Penso che l'unico tiro in porta, ma avete visto, perché sono l'unica squadra in campo che ha cercato la vittoria è la Casertana, cioè la Casertana, la Sarnese è venuta qui soltanto per il pari, e stavamo seconda in classifica, ci giochiamo il campionato insieme, io non è che ce l'ho con i giocatori della Sarnese, però lì dimostra il fatto che a parti invertite noi affrontavamo la partita in modo, in maniera diversa, cioè con la mentalità comunque di riuscire a vincere la partita e di fare qualcosa in più. Ho detto, per 90 minuti siamo stati noi a cercare la vittoria, poi gli ultimi due minuti con qualche calcio piazzato loro hanno trovato questo tiro che stava veramente un sapore di beffa, c'era la ciliegina sulla torta, però io non posso dire niente ai miei compagni di squadra perché veramente abbiamo speso tutto oggi, abbiamo buttato il sangue, secondo me. Insomma, certamente l'impegno non si può scrivere a voi che sia mancato l'impegno, però certo dal decimo minuto del secondo tempo con un uomo in più e noi abbiamo visto pochissimi tentativi di realizzazione da parte nostra. Penso che contro l'Ostia Mare era al contrario, che eravamo noi in 10. Quando ti difendi e ti difendi bene è dura per gli avversari comunque cercare la via del gol, perché comunque in 10 si raddoppiano le energie, si difende meglio, c'è più concentrazione, noi qualche occasione l'abbiamo avuta, cioè, secondo me c'era un rigore grande come una casa con Palumbo, perché secondo me l'arbitro soprattutto il secondo tempo ha cambiato proprio atteggiamento, cioè le cose a metà e metà fischiava contro. Se non si fischiano questi rigori non è che è un alibi, però non ci gira niente a favore in questo momento. Anche col Civitavecchia mi ricordo c'erano tre rigori e non ce ne fischia uno, è rammarico perché abbiamo pareggiato e tutto, però ho detto la partita l'abbiamo cercata di fare noi. Di fronte avevamo una signora squadra, avevamo la Sarnese che aveva gli stessi nostri punti, buona squadra, quindi penso adesso che il rammarico è solo dalla vittoria. La Torres adesso è 7 punti, però è chiaro che bisogna continuare a sperarci. Ah, ci mancherebbe altro, noi anzi anche se si dovesse condannare la matematica, ci punteremo a vincere tutte e 7 le partite, la nostra mentalità sarà sempre quella, sia in casa che fuori, a puntare a vincere le partite, non come la Sarnese che qui si è venuta a accontentare del punto. Noi andiamo quando domenica da Anzio, quando sarà il momento della Sassari, andremo per vincere, sicuramente non per accontentarci del punto.